Ciao e benvenuti sul mio canale YouTube. Vediamoci insieme questo video dove ho fatto una ricetta che ho preso nei file di Nuvola, un amore di pasta madre, una ricetta di Rosa Di Fonso, il panuozzo napoletano. Non lo avevo mai fatto, è una ricetta che è stata fatta con il collettivo, un collettivo dello scorso anno, con il gruppo a cui io però non ho partecipato, adesso non mi ricordo per quale motivo, però li ho mangiati questi panuozzi, è veramente buoni, li ho mangiati ad una festa, così mi è venuto in mente di fare il video e di farli. Bene, andiamo a vedere insieme tutto il procedimento. Bene, ho preparato tutti gli ingredienti in base alla ricetta che vi ho messo originale. Io farò mezza dose, quindi ho dimezzato tutte le dosi. Questa è la mia pasta madre che avevo rinfrescato ieri sera sul tardi. Eccola qua. Ora vado a scioglierla con l'acqua, con una parte dell'acqua. Invece dello strutto, in questo caso io userò l'olio, ma voi mettete lo strutto, io perché per non andarlo a comprare, che ora fa caldo, poi mi sarebbe avanzato. Comunque l'olio va bene lo stesso, eh. Quindi ho messo il malto, la farina, vado a girare in planetaria, piano piano poi finisco di mettere il resto dell'acqua e per ultimo l'olio e il sale. Ok, e faccio girare. Questa ricetta Rosa gliel'ha dato un suo amico pizzettaio, quindi lo ringraziamo per la ricetta perché è veramente ottima. Continuo a girare. Una volta pronto, l'impasto lo verso sul piano di lavoro. Qui bisogna fare due giri di pieghe a tre. Io qui vi ho messo la sequenza già del secondo giro e bisogna aspettare un'ora tra un giro e l'altro. Calcolate che questo collettivo è stato fatto a gennaio, quindi la ricetta che trovate nei file di Nuvola, un amore di pasta madre, è stata messa a gennaio e questi tempi sono riferiti alle temperature di gennaio. Quindi io penso che accorcerò un pochino perché ora sta facendo molto caldo, quindi accorcerò i tempi, che so, tra le pieghe invece di aspettare un'ora, magari aspettiamo 40 minuti, poi la lievitazione dei panetti invece di aspettare 5 ore, ci regoliamo, una volta che sono belli gonfi, penso che baseranno 3 ore, massimo 4, eh. Ok, finiti i giri di pieghe, i due giri, ora faccio puntare l'impasto all'incirca per 3 ore, quindi come dicevo prima, forse lo terrò meno di 3 ore, per poi procedere alle pezzature. Eccoci qua, l'impasto è pronto, ora senza strapazzarlo più di tanto lo allungo, l'ho allungato così e i panetti dovrebbero venire presso a poco di 250 grammi, però io li ho fatti un pochino più grandi credo perché ce ne sono venuti 4 invece di 5 come da ricetta originale. Ok, l'ho pesato per vedere presso a poco, ce ne tolgo un pezzetto. Vi regolate comunque, non è che se devono venire proprio precisissimi, non li dobbiamo portare alla mostra, quindi presso a poco 50, ma se sono se è un po' di meno non fa niente.
Bene. Nelle descrizioni vi ho messo presso a poco come deve venire la ricetta originale, quindi con i tempi che ho trovato scritto sulla ricetta che è nei file del gruppo. Qui preparo i panetti, avete visto, li avvicino sotto come si fa per le pizze, diciamo, come se dovessi fare un panetto per la pizza, quindi avvicino i lembi così poi li pirlo. Ok, e anche per quanto riguarda la farina, io non mi trovavo tutta la farina per la pizza, quindi poi ho allungato con un po' di zero e ho messo una manciata di semola perché non avevo il germe di grano, ma soltanto perché sto finendo le farine e quindi non mi andava di ricomprare altre farine visto che si avvicina il tempo delle vacanze, il caldo, queste farine sono farine senza conservanti, quindi farine bio, e durante l'estate o le mettiamo in frigo oppure bisogna allentare un pochino la produzione e comprarle mano a mano. Bene, lascio i panetti direttamente sul tavolo di lavoro e li copro. Io adesso ho provato sia con il telo che sia con la pellicola, però ho visto che la pellicola si attaccava un pochino, quindi poi alla fine ho tolto la pellicola e ho messo il telo. E non ho aspettato 5 ore perché hanno lievitato molto prima, all'incirca 3 ore e mezza, però voi regolatevi dalla temperatura vostra che avete in casa. Eccoli qua, vedete, sono ben lievitati e ben gonfi, scusate. Nel frattempo mi sono accesa il forno che deve essere caldissimo e dentro non ho la pietra, però ho messo la teglia così diventa bella rovente. Poi vi faccio vedere come faccio. Bene, i panetti vedete, li allungo e li abbasso. Ci sono già le bolle, vedete. Intanto che si scalda il forno passa un'altra mezz'oretta, intanto che li preparo. Quindi li abbasso e li allungo, piano piano, delicatamente, senza rompere le bolle dei gas di lievitazione. Ok, poi li aggiustate come volete, se li volete un pochettino più stretti, li stringete con le mani. Calcolate che in cottura si gonfiano, quindi potete abbassarli, ma non troppo. Eccoli qua, vedete che belle bolle. Nei file del gruppo Nuvola Un Amore di Pasta Madre trovate tantissime ricette. Io stavo dando un'occhiata e mi sono tornati questi panuozzi che avevano fatto perché non ho partecipato all'incirca un anno fa, anche di più di un anno. E poi mi sono ricordata perché sono andata in una festa dove li facevano buonissimi con dentro i friarelli, la salsiccia. Ma si possono farcire in tanti modi e poi scaldati sopra dentro una piastra. In questa festa li passavano proprio nel rullo dove cuocevano già le pizze e erano veramente appetitosi. E quindi mi è venuta voglia di farli. Approfitto per dirvi che io non ho più la pagina FB, quindi ho soltanto il canale perché mi arrivano delle volte delle richieste sul mio profilo privato. No, dovete soltanto iscrivervi sul canale, lì potete fare tutte le domande che volete, oppure ci vediamo sul gruppo Nuvola, dove l'amministratrice Rosa Di Fonso, ci spiega, ci risponde anche a tante domande. Bene, il forno è caldo e io vado ad infornare. Come vedete, ho messo, su carta forno su una teglia rigirata. Poi li faccio scivolare direttamente con la carta forno nella teglia già calda, bella rovente. Vedete, si sono gonfiati subito dopo 5-10 minuti e
All'incirca ci vogliono 20 minuti, sopra devono essere belli coloriti. Beh, io direi che sono spettacolari, molto belli da vedere. E poi vediamo anche l'interno. Io penso che due me li porterò al mare, belli conditi con olio, basilico, il mio olio, i miei pomodori, magari con un po' di mortadella, anche con la porchetta, perché no, visto che adesso non ci sono i friarelli. Ma a Napoli si trovano sempre, quindi se ce l'avete, friarelli e salsiccia. Bene, amici, ringrazio Rosa per questa ricetta e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao a tutti.